Eccomi, benvenuti, benvenuti tutti in diretta. Finalmente è arrivato il grande giorno, la grande super diretta. Veramente sono un po' emozionato, scusate l'emozione, veramente è una super diretta che veramente è una. Non è una diretta di tutti i giorni, solamente sono molto contento, insomma, di presentarvi questo grande ospite che avremo tra poco con noi. Veramente l'attesa è stata infinita, però finalmente siamo riusciti, insomma, avere come ospiti calciatori ignoranti per la prima volta nei nostri schermi. Quindi, insomma, mi sembra giusto andare a presentare il fondatore di questa nota pagina e andiamo a presentare il nostro grande ospite di stasera. Eccolo Ciao qua con ragazzi. noi, veramente ci fa molto. Ragazzi, buonasera Benvenuto a nella tutti, nostra pagina, veramente. piacere mio, piacere mio. Non veniamo spesso nelle trasmissioni perché siamo sempre totalmente presi e impegnati, quindi sono contento di essere qua, anche se è in ritardo, però insomma ogni tanto è bene anche interagire con le pagine, con le persone, perché abbiamo un grande seguito e questo successo è dato anche dalle persone che ci seguono, che ci sostengono. Quindi siamo contenti di essere qua stasera. Guarda, io sinceramente di più, Luca, veramente per noi è un onore avere la fortuna, insomma, di avere questa disponibilità, questa opportunità, insomma, di avere come ospite questa grande nota pagina, ovviamente, che ci fa, insomma, divertire in questo periodo, almeno, insomma, ci siete voi che E facciamo noi qualche risata. cerchiamo in questo periodo qua che siamo senza calcio, ovviamente, di dare ancora più un sostegno, un supporto, perlomeno di creare anche un po' di interazione attraverso le storie, attraverso i post e per superare, diciamo, anche questo momento senza calcio, fortunatamente si riparte velocemente. Ora, noi comunque siamo anche, e come vedi, comunque siamo sempre attivi, cioè sempre attivi vuol dire è un lavoro duro perché dalla mattina alla sera fino adesso, credimi che abbiamo dovuto fare mille cose, programmare anche a livello di collaborazioni, programmare post, cioè diventa un lavoro molto molto impegnativo. C'è dietro una struttura così, tanti non sanno quello che c'è, quindi c'è veramente delle risorse umane importanti, c'è veramente una programmazione e non è più una pagina, diciamo che è un'azienda, non è una pagina. Ragioniamo così, ragioniamo da azienda, non ragioniamo noi da pagina semplice pagina su Instagram, ma abbiamo una visione molto, molto, molto più aperta per regalare, ovviamente, per essere sempre pronti a regalare sempre novità ai nostri follower. Certo, ovviamente sì, è considerata come un'azienda perché ovviamente essendo una pagina molto grossa e ovviamente ha bisogno sempre di contenuti sempre di alta qualità e penso ovviamente l'organizzazione sia fondamentale nel vostro Sì, ambito. ma guarda, in questo momento sono qua io davanti a voi che ne sono il proprietario, l'amministratore, ma ci sono anche tante persone che meritano ovviamente di essere menzionate. Posso menzionare, diciamo, colui che ha avuto anche l'idea del nome, della programmazione, dello sviluppo della pagina, che è Davide Albanese. Quindi questo ragazzo che comunque ha avuto una parte fondamentale nello sviluppo della pagina, c'è stato veramente fondamentale, come posso nominare tutte le altre persone che in questo momento lavorano alla pagina e dopo un periodo, diciamo, breve, sono contento perché Davide, diciamo, che è stato l'ideatore.
del nome di questo sviluppo è ritornato nel team, quindi adesso siamo veramente al completo e sono contento anche di aver ripreso anche tutte queste persone qua. Quindi quello che volevo dire è che magari tanti non se ne rendano conto, come ho detto prima, se voi vi posso raccontare la giornata tipo della pagina, come siamo organizzati, perché abbiamo fatto anche magari un'altra diretta con un'altra pagina e diciamo le domande principali sono state queste. Quindi, se ti interessa sapere, diciamo, vi interessa sicuramente sapere come noi lavoriamo, ecco. Certo, magari ovviamente sì, un aneddoto particolare, sì, certo, sicuramente interessante. Ma guarda, noi partiamo veramente, non stacchiamo mai, perché abbiamo un confronto costante anche durante la notte, perché comunque dobbiamo essere sempre attivi sulle notizie. Abbiamo dei ragazzi, 3-4 ragazzi che rastrellano, si può dire, tutto che sono le più grandi testate giornalistiche e sportive. In più abbiamo anche degli informatori che cercano di darci le notizie prima possibile, e diciamo questo è il primo passo nello sviluppo della nostra programmazione giornaliera. Quindi una volta che è venuta fuori la notizia, abbiamo dei ragazzi che verificano le fonti, quindi fonti solo ed esclusivamente ufficiali. Da lì la notizia va in un gruppo, in questo gruppo ci sono altri ragazzi che visionano e scannerizzano la notizia, e se la notizia è attendibile, se la notizia viene giudicata idonea e se la notizia viene giudicata da interazione, parte un'altra, sempre la stessa notizia va a finire su un altro gruppo dove ci sono i nostri grafici, in cui viene dato il concept, in cui viene data tutto quello che è la parte grafica. Successivamente, una volta ricevuto il post va a finire in un altro gruppo dove c'è il mio responsabile operativo Gianluca, che si occupa di descrizione, orario di pubblicazione e pubblicazione poi alla fine vera e propria definitiva. In tutto, quando è un live, può passare anche tutto questo processo, viene accelerato, ma quando è un post programmato ovviamente passa 3-4 ore da qui che, e poi questo succede continuamente, cioè ricapita la notizia, rifà lo stesso percorso, il post viene scannerizzato da più persone, da più gruppo, fino ad arrivare alla pubblicazione. Quando arriva alla pubblicazione, diciamo, è stato un percorso molto molto cioè l'hanno visionato diverse persone, ha ricevuto l'ok di diverse persone. E vi dico la verità, io mi occupo, sì, visiono il tutto, mi occupo della parte più che altro commerciale, ma a livello di pubblicazione mi fido molto delle persone, dei ragazzi che lavorano alla pagina, ecco. Quindi, come dicevi te giustamente, Luca, magari c'è proprio una catena di persone che tramite, diciamo, l'articolo, diciamo, la notizia, vanno a lavorare e creare il post dei calciatori ignoranti per metterlo nei social. Sì, molto, molto interessante, ovviamente sì. Fa capire ovviamente la qualità del prodotto. Sì, la qualità del prodotto. Se volete portare ovviamente voi nei social. Ovviamente abbiamo anche un accordo commerciale con una azienda molto importante fotografica per le foto, perché le foto noi ovviamente, come saprai, non è che le andiamo a prendere su internet, le acquistiamo regolarmente attraverso un contratto commerciale, e ovviamente quello è il primo passo per poter formare un post. Quindi diciamo siamo molto strutturati sotto, abbiamo ovviamente uno studio legale che ci segue in tutte le nostre cose,
abbiamo sempre lo studio legale che monitora a livello nazionale e internazionale il logo, il brand, che non venga ricopiato, sia il naming che il logo. Abbiamo un legale che ci fa i contratti a livello di sponsorizzazione con le aziende che vengano. In più, da poco abbiamo messo su un piano editoriale attraverso il nostro, abbiamo aperto il nostro sito web, sito internet www.cacciatoriignoranti.it, formato da una redazione di ragazzi, di giornalisti che ovviamente scrivono pezzi, post, e quindi ci siamo anche strutturati da quel punto di vista editoriale a livello di pubblicazioni sul sito. In più, ovviamente, stiamo sviluppando tutta la parte commerciale che riprende, quindi t-shirt, abbigliamento, gadget, tutto quello che è la nostra parte commerciale logata, che oltre alla vendita sui social, nell'estate prossima andrà anche direttamente con vendita al dettaglio nei negozi in tutta Italia. Quindi questo, diciamo, è la nostra realtà. Quindi andiamo su un punto di vista social, su un punto di vista editoriale con il sito e su un punto di vista commerciale con la commercializzazione di abbigliamento. Quindi, come riesci a capire, le cose da pensare dalla mattina alla sera sono tante. Ovviamente per ogni categoria c'ho le persone che lavorano, ma te capisci bene che devi controllare tutto, far sì che tutto si fili liscio, far sì che tutto vada nel migliore dei modi. E ovviamente non trascurando, perché ricordiamoci sempre che la parte principale è il social, quindi lì deve essere stracurato perché parte tutto da lì. Sì, veramente un lavoro, sì, veramente un grande lavoro, sì, ovviamente per cercare di coprire tutti, oltre i social, anche il sito vostro. Come detto te, ovviamente, sì, come un'azienda normale. Io penso, guarda, ti dico la verità, siamo partiti che prima Davide, ho detto, era da solo, poi quindi ha fatto il gravolo più grande, poi ovviamente è entrato dentro io e Gianluca, e adesso, diciamo che tra i ragazzi del sito, tutte le persone che lavorano per Cacciatori Ignoranti, posso contare, se in totale siamo 15 persone, quindi 15 persone che lavorano dalla mattina alla sera, fidatevi, io, ragazzi, cioè, ve lo dico perché nei periodi clou io ho visto gente non cenare, o addirittura che doveva andare a cena con fidanzata e così rimandare oppure ritardare la cena perché era successo un evento live e andava assolutamente pubblicato. Quindi per farvi capire, sì, non staccano veramente mai, cioè mentre sono qui con voi in trasmissione i ragazzi stanno già progettando le interazioni sui giochi, i quiz delle stories, la programmazione di domani, stanno riguardando le foto che vanno messe nei post, quindi cioè il ritardo di oggi è perché comunque anche, diciamo, della trasmissione, perché comunque devo prima visionare tutto e poi essere pronto, ecco. Sì, come aggiungo, come piace a me, come mi piace dire a me, insomma, così, ovviamente, in modo con gli altri, con sempre sul pezzo, ovviamente, cercare sempre, ovviamente, qualsiasi evento live, essere sempre aggiornati. Esatto, ovviamente una cosa che mi preme dire, e questo ce la riconoscono veramente tutti, io penso che noi siamo, non voglio dire l'unica, perché sicuramente magari ce ne saranno anche altri, però non lo so, non lo dico. Però noi volevo specificare che siamo una pagina, una community completamente organica.
Cioè, cosa vuol dire? Che ogni nostro follower è un follower perché ha voluto seguire la pagina. Non è stata mai fatta una sponsorizzazione sulla pagina. Nessun post è mai stato sponsorizzato. Quindi questo ti fa capire anche la portata della pagina. Non è, cioè, è difficile trovare una pagina che di advertising non sia stata sponsorizzata così grande. E tutti, ovviamente, è una cosa che si può constatare attraverso le statistiche, che è una pagina interamente organica. Sì, che alla fine, sinceramente, non si sa mai realmente le altre pagine, cosa che, insomma, che se magari puntano alla sponsorizzazione, puntano a, insomma, cercare di avere più visibilità, perché ovviamente sappiamo tutti che purtroppo Instagram ci dà dei limiti di, diciamo, di visibilità, visualizzazione, ovviamente dopo un tot di followers, di post, di storie. Ma sai, quella è una politica che ho scelto io, cioè finché possiamo continuiamo a rimanere organici. Quando Instagram ci dirà ragazzi dovete far diversamente, faremo diversamente. Però insomma penso che è stato fatto un grosso lavoro, veramente un lavoro immenso. Ovviamente riconosco meriti di quelli che ci sono anche riusciti, quindi e vi dico perché comunque è un vanto che ci riconoscano tutti questo qua. E in questo momento penso che siamo la terza per interazioni, non lo so neanche se siamo veramente tra le prime per interazioni sui post, media like, non lo so, però ci avviciniamo veramente alle prime una, due pagine sulla piattaforma calcistica. E ovviamente l'idea è quella sempre di crescere, certo, continuare a crescere con qualità. Sì, se, alzare sempre l'asticella e cercare sempre, anche se sei già, diciamo, una bella, se sei già arrivato a una bella posizione, cercare sempre di andare avanti e cercare di fare sempre di più, insomma. Sì, l'obiettivo è quello, l'obiettivo mio è quello sempre di crescere. Abbiamo in progetto per il 2021 un bel investimento da fare, in più abbiamo anche altre, in questo momento stiamo prendendo le collaborazioni in esclusiva per il 2021, perché ho deciso di, anziché fare delle collaborazioni occasionali, di legarmi a determinati brand, a determinate situazioni a livello esclusivo, e quindi stiamo facendo un po' di programmazione per il 2021, e per aumentare sempre più la qualità della pagina c'è anche l'idea di fare ovviamente un investimento a livello di risorse umane per migliorare sempre di più la qualità e l'interazione della community. Certo. Io ho una domanda da farti, magari vediamo dopo, insomma, sono curioso di sentire anche il tuo punto di vista, insomma, su alcune squadre, se, insomma, una pagina così, sì, importante, magari qualche punto di vista magari in più. Volevo chiederti, ma eravate, insomma, all'inizio, insomma, pensavate di questo grande successo, o siete, insomma, siete partiti, diciamo, con sì, la facciamo e vediamo un attimo e vediamo come va nel corso, in corso d'opera? Ti posso dire quello che mi ha sempre detto Davide, che comunque questa pagina è nata il 9 marzo 2015, quindi sono 5 anni, ma alla metà dei post, come puoi vedere, delle prime due, quindi vuol dire che noi la pagina è cresciuta molto bene in organico, è superiore e con meno post sulla piattaforma delle altre. Quindi ti posso dire che comunque Davide ha fatto un lavoro strepitoso, e quindi non è stato per niente facile,
Magari prima Instagram ti permetteva di crescere diversamente, un po' meglio, adesso con tutte queste limitazioni non cresci mai, non come prima, però diciamo ha avuto un successo enorme e il continuare a investire a questo punto qua a livello di risorse umane, ripeto, non a livello di sponsorizzazione, ma a livello di risorse umane penso sia la cosa più giusta da fare. Più qualità ho nel personale, più qualità ho nelle persone che lavorano con me, più sicuramente la pagina, la community ne gioverà. Certo, sì. Insomma, sì, di quello che capisco, insomma, ovviamente c'erano già le idee chiare, penso sia importante per, insomma, per raggiungere l'obiettivo che si ha davanti. Sì, è fondamentale, le idee chiare, la programmazione sono fondamentali. Cioè, ovviamente, essendo senza, sì, non è assolutamente facile. Secondo me la Juve è una buonissima squadra, una ottima rosa, secondo me è la migliore che c'è in Italia, però non sempre vincano migliori. Secondo me il Milan ha creato un ambiente giusto, ha creato una struttura giusta, ha motivazioni, ha forza, ha corsa, ha un'età media molto bassa e quindi gli permette di ottenere questi risultati perché c'hanno autostima, c'è entusiasmo e te sai bene che con autostima e entusiasmo si possono ottenere, lottano tutti per un obiettivo comune e che lotta per un obiettivo comune, poi alla fine c'è unità di intenti e l'unità di intenti ti porta a fare dei risultati importanti. Sì, cioè, secondo il Milan già è stata una rivelazione nella metà del campionato, dopo l'epidemia che è ripartita la Serie A, anche quest'anno non si pensava che potesse fare lo stesso cammino del campionato, di metà campionato del campionato scorso. Quindi sì, sicuramente un Milan, sicuramente il Milan di quest'anno è una sorpresa come nello scorso campionato. Sì, sì, sono d'accordo. Il Milan è stata una sorpresa, una squadra giovane, come ho detto, e che si è messo dentro Ibrahimovic con esperienza e quindi penso che abbia trovato il giusto mix tra anziani e giovani per poter far bene. Ti faccio l'ultimissima domanda per concludere. Volevo chiederti, secondo te il Milan riuscirà fino alla fine a rimanere in testa o ci sarà sempre... Ma dipende anche dal mercato di gennaio. Dipende dal mercato di gennaio. Il Milan ha bisogno di ampliare la rosa, ha bisogno di trovare dei sostituti, dei punti chiave. E se il Milan avrà voglia di investire e avrà la fortuna di beccare dei giovani interessanti, perché tanto ormai l'obiettivo è andare su dei giovani interessanti, io penso che il Milan possa lottare fino alla fine del campionato per vincerlo. Quella mi dispiace, perché comunque il Papu è simbolo dell'Atalanta, è simbolo di Bergamo, il capitano, quindi mi dispiace, insomma, si sia creato questa frattura, ma ormai penso che sia insanabile, penso si arriverà a una cessione del Papu. Certo, ovviamente, o l'allenatore o Papu Gomez, penso, ovviamente Papu Gomez sì. Scegli sempre allontanare, lasciare la fascia di capitano. Va bene, allora il campionato ovviamente è molto aperto, ne vedremo sicuramente delle belle con la scuola adesso, con la prossima giornata, nei primi di gennaio. Io volevo fare un ringraziamento particolare ai calciatori a Luca Di e al suo organigramma e ovviamente al resto del gruppo dei calciatori ignoranti, veramente disponibilissimi, li ringraziamo, ovviamente non serve, ma cercate di seguirli ancora di più. Ricordo Instagram e anche il loro sito che sicuramente sarà interessante, cercherà insomma di farci una risata in questo brutto periodo, anche grazie a loro sicuramente. Ti faccio un grazie, un grande, veramente un grande grazie, ovviamente in bocca al lupo per questo grande progetto che è già in fase d'accelerazione, speriamo insomma che possa aumentare ancora di più. Io vi ringrazio, ti ringrazio per l'invito, anzi
se ci sarà altre opportunità di essere presente, ti vorrei mandare qualcuno dei miei ragazzi magari in live, che comunque anche loro mi fa piacere che comunque dagli una giusta rilevanza, e quindi insomma siamo a disposizione magari per anche altre puntate, ecco. Certo, con molto piacere, ci mancherebbe. Molto, noi siamo disponibili veramente sempre. Grazie mille ancora, grazie di averci, chi ci ha seguito, e scusate per la pazienza, ma veramente sicuramente l'attesa è valsa la pena, perché veramente è stata una super diretta. Grazie a tutti, ringraziamo ancora Luca Didi, ringraziamo ancora i calciatori ignoranti per aver partecipato alla trasmissione, e ovviamente ci vediamo alla prossima live. Grazie ancora a tutti. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.